ognuno fa una scelta. Ed è questo il problema delle scelte dogmatiche, cioè dire io dico che questa è quella vera. Benissimo, io non ho problemi. Cioè io ogni volta che sento qualcuno dire ma quella vera è la tradizione orale, quella, io dico tutto possibile. Non mi sogno di contestare, perché per contestare bisognerebbe avere delle certezze. Io non ho certezze, io osservo dall'esterno, siccome per fortuna non ho necessità di veicolare nulla, perché io non possiedo nessuna verità. Come sapete, sanno quelli che hanno già visto qualche mia conferenza, io non parlo di Dio perché di Dio non so nulla. Non parlo dei mondi spirituali perché dei mondi spirituali non so nulla. Ci sono quelli che sanno, quindi se qualcuno vuole sapere come stanno veramente le cose, non suoni al mio campanello, nel modo più assoluto. Suonate al campanello di quelli che sanno. Io non so. Io leggo dei testi e provo a raccontare ciò che mi pare di leggere in quei testi. Io lavoro sulla Bibbia dei Masoreti per un motivo semplice. Non perché ritengo che sia quella vera, ma perché gli altri l'hanno scelta come vera. E hanno detto questa è la Bibbia, questa è quella ispirata da Dio. Allora io provo, visto dopo aver tradotto per tanti anni appunto su quei testi per le edizioni di San Paolo, provo ad andare a vedere che cosa dice quella Bibbia che gli altri hanno detto essere ispirata da Dio. Poi per me, se essere ispirata da Dio non è questa ma è un'altra, beh, si mettano d'accordo tra di loro, a me non interessa, perché tanto non sono in grado di stabilirlo io qual è la Bibbia ispirata da Dio. Dicono che è questa, bene, io lavoro su questa. Se avessero detto che era un'altra, io avrei lavorato su un'altra. Prendo atto però del fatto che di Bibbie possibili ce ne sono tante. Vi ho detto prima del discorso dei Targumim, cioè della Bibbia scritta in aramaico. Vi faccio un esempio. Nella Bibbia dei Masoreti, in vari passi, c'è scritto che Mosè era figlio degli Ivrim, cioè figlio degli ebrei. Nella Bibbia scritta in aramaico c'è scritto che Mosè era figlio degli Yahudè, che non sono i giudei. Gli Yahudè erano una casta sacerdotale egiziana che lavorava per il sacerdote Akhenaton. Quindi, per la Bibbia dei Masoreti, Mosè è un figlio degli ebrei. Per la Bibbia scritta in aramaico, Mosè è un egiziano. Dicevo prima di questi due studiosi fratelli Sabà, leggendo i Targumim, loro raccontano una storia che dice che ad esempio dall'Egitto, sapete l'Esodo, no? Quando Mosè ha portato fuori quelle genti dall'Egitto, loro scrivono nei loro studi che dall'Egitto sono usciti solo egiziani, di tre caste, una casta di militari, diciamo alti ufficiali, una casta di sacerdoti, cioè gli Yahudè a cui apparteneva Mosè, e il popolino. Allora, se è vero questo, cosa che io non so, se è vero questo, la storia raccontata dai Targumim è totalmente diversa dalla storia raccontata da questi. Una cosa curiosa è che nei racconti delle origini dei Mesdai, che sono gli antenati dei Masai, si racconta esattamente la stessa storia e si dice che quando quelle genti sono usciti dall'Egitto, loro, i Mesdai, erano la casta degli ufficiali e che poi invece di salire verso la terra di Canaan sono scesi una volta usciti. Ma raccontano la stessa storia. Quindi nei miti, diciamo così, delle origini dei Mesdai o dei Masai si racconta la storia dell'esodo dall'Egitto e quella storia corrisponderebbe alla storia dei Targumim, cioè della Bibbia scritta in aramaico. Ripeto, non chiedetemi qual è quella vera, perché non lo so. Nonostante non lo si può determinare. Non lo so. Dico soltanto, attenzione quando diciamo questa o quella o quell'altra tradizione è quella vera. Attenzione. Perché ciascuna tradizione dice di se stessa essere quella vera. E tutte, secondo me, hanno lo stesso diritto di dirlo. Io difatti non prendo posizione. Ritengo assolutamente inutile, come dire, avviare discussioni in tal senso, perché tanto non se ne viene a capo. Ognuno si scelga la sua. Io dico soltanto, viviamo con un pochettino più di leggerezza
e di tranquillità il rapporto con questo testo. Perché quelle che sono da anni, da secoli, presentate come certezze, forse non lo sono. Forse non lo sono. Tra il libro, forse avete più o meno sentito tutti parlare, penso, dei testi di Qumran. All'interno di questi testi è stato trovato il libro di Isaia, sostanzialmente completo. Tra il libro di Isaia di Qumran e il libro di Isaia dei Masoreti ci sono 300 varianti, quasi, poco meno, tra cui parole intere, non soltanto piccole varianti, parole intere, cioè parole che ci sono in uno e non ci sono nell'altro. Questo per dire che quindi chi aveva in mano quei testi veramente ne faceva ciò che voleva. E, ripeto, continuano a farlo. Nel canone che abbiamo noi, cioè diciamo i cosiddetti testi che devono essere creduti veri, noi qui in Occidente, cattolici, no? Abbiamo 46 libri. Per il canone ebraico, i libri da ritenere canonici sono 39, cioè 7 libri valgono per noi ma non valgono per loro. Per i protestanti, diciamo in genere la Chiesa riformata, vale il canone ebraico, non quello cattolico. Per i cristiani copti valgono sostanzialmente i libri del canone ebraico più dei libri, più, cioè aggiungono dei libri che non valgono né per gli ebrei né per i cattolici. Il che vuol dire che i libri da credere veri dipendono dal luogo geografico in cui nasciamo. Cioè se nasco a Roma mi viene detto che sono quelli, se nasco a Gerusalemme mi viene detto che sono questi, se nasco in Nubia o Alto Egitto o Etiopia mi vengono detto che sono quelli più questi, che non sono veri né a Roma né a Gerusalemme. Quindi questo ci dà l'idea di che cos'è questo libro, questo insieme di libri. Ma calandoci ancora di più all'interno, il libro di Daniele, no? Il profeta Daniele, è diciamo particolarmente importante perché negli ultimi anni, con questa faccenda della profezia Maya, adesso finita la profezia Maya si aspetta la cometa, come si chiama, Ison, com'è che si chiama? Insomma, finita una ne comincia un'altra, ecco, tanto per intendere. Come dire, i bisognosi di profezie, di catastrofi, non riescono a stare orfani, quindi appena una cosa se ne comincia con un'altra. Allora, il libro di Daniele è stato usato per fare tutta una serie di calcoli, no, per determinare le date della fine del mondo, con la famosa profezia dei 490 anni. Bene, per i cattolici, Daniele è uno dei profeti maggiori. Per gli ebrei, Daniele non è neanche un profeta. Cioè il suo libro non è inserito tra i libri dei profeti, ma è inserito tra quelli che loro chiamano i Ketuvim, cioè gli scritti normali, quindi tra gli scritti meno importanti. Ma se noi leggiamo degli studi di quei rabbini americani di cui vi dicevo prima, docenti nelle università giudaiche, c'è scritto che quella profezia dei 400, se volete ve lo leggo, se vi fidate ve lo racconto, altrimenti ve lo leggo direttamente. Si fida? Per menti è qui, C'è scritto che quella profezia lì è frutto di una manipolazione. Cioè l'autore del libro di Daniele, vedendo che certe cose non erano successe nell'arco di 70 anni, così come è scritto nel libro di Geremia, ha trasformato i 70 anni in 70 settimane di anni, cioè 490. Quindi, Daniele è un profeta per i cattolici. Non è un profeta per il canone ebraico, è un manipolatore per quei rabbini. È chiaro? Non chiedete a me, scegliete quella che vi piace di più tra le tre versioni. Sceglietela pure. Parlando di certezze, il professor Robert Wexler, che è president dell'American Jewish University di Los Angeles, al quale io ho scritto, perché io scrivo a questi rabbini americani e mi rispondono, avevo delle curiosità su Abramo, perché secondo me Abramo era un sumero.
Allora lui mi dice che a giudicare dall'area from which is, dalla quale lui arriva, lui potrebbe essere effettivamente stato un sumero. Ma attenzione, mi scrive un'altra cosa molto più importante. Most modern biblical scholars, cioè la maggior parte, non most, maggior parte dei moderni studiosi biblisti loro, non considera Abramo realmente esistito. Rabbini, presidente della Università Americana Giudaica. Forse Abramo non è mai esistito. Io, siccome mi occupo del testo masoretico, il testo masoretico dice che è esistito, io faccio finta che sia esistito, perché io racconto questo testo. Poi più avanti entriamo nel merito dei contenuti. Ma lui dice, la maggior parte pensa che sia un'invenzione. Ma non è mica finita. Not everyone, non tutti accettano che Mosè sia esistito. Non tutti accettano, i loro studiosi, che Mosè sia esistito. Questo lo dicono, lo scrivono loro. Per dire che su quel libro lì, se andiamo un pochettino più cauti, siamo tutti più tranquilli, ma tutti molto più tranquilli. Cioè, verrebbe da dire, ma se le cose stanno così, vale la pena di occuparsi di quel libro? Sì, vale la pena, perché piaccia o non piaccia, da quel libro e da ciò che ne è derivato, sul pianeta Terra, direttamente o indirettamente, dipende la vita di circa 2 miliardi di persone. Perché se vabbè, uno lo piglia come uno dei tanti libri scritti nella storia dell'umanità. Ma non è mica finita. Siccome io da 3 anni nelle conferenze dico, quando Mosè ha portato fuori dall'Egitto quella gente, e facciamo finta che abbiano ragione i masoreti, dimentichiamo i Targumim, non ne parliamo più. Cioè, la Bibbia scritta in aramaico, perché se entriamo in quella siamo finiti. Diciamo che è vera, facciamo finta che sia vera la Bibbia da cui dipendono le nostre Bibbie che abbiamo in casa. Allora, dicevo che quando Mosè, lo dico nelle conferenze da appunto non 3 anni ma 2 anni sì di sicuro, che quando Mosè ha portato fuori quella gente dall'Egitto non esisteva né il popolo ebraico né la lingua ebraica. Ripeto, non esistevano né il popolo ebraico né la lingua ebraica. At the time of Moses, al tempo di Mosè, la lingua ebraica non esisteva ancora. È nata secoli dopo. È la migliore delle ipotesi, 3 secoli dopo. Nella peggiore delle ipotesi, a seconda di quando si colloca Mosè, facendo finta che sia esistito, 5 secoli dopo. Quindi che lingua parlavano quelli quando sono usciti dall'Egitto? Beh, siccome sono usciti dall'Egitto, immagino che almeno l'egiziano lo parlassero. Se vogliamo pensare che parlassero una lingua semitica, parlavano o l'amorreo o l'aramaico, che si stava in quel momento inserendo, diciamo un po' come la nuova lingua del tempo, poi è diventato un po' l'inglese del tempo. Prima c'era l'amorreo e poi l'aramaico. Ma l'ebraico non esisteva, lo dicono e lo scrivono in assoluta tranquillità. Al di là di tutte quelle che sono le idee certe che invece noi abbiamo, Mosè ha portato fuori quel popolo formato dall'Egitto, e quelli, no, non esisteva neppure la lingua. Abramo forse non è mai esistito, se è esistito potrebbe essere stato un sumero. Che Mosè fosse un egiziano lo dice anche la Bibbia che abbiamo in casa, però. Quando Mosè si rifugia nel Sinai perché dopo aver colpito un egiziano teme di essere condannato, incontra quella che sarà poi la sua futura moglie, cioè Zipporah, che tra l'altro Sefora è pure il nome di mia figlia, e incontra questa ragazza che stava abbeverando il greggio, insomma gli animali del padre,